Le guerre sono dei vicoli ciechi della storia e quando ci si accorge che ci si trova lì incastrati è troppo tardi per tornare indietro, non ci sono più alternative, si combatte, si muore. Però com'è che si arriva in quei vicoli ciechi? Attraverso delle scelte, una serie di scelte, attraverso dei sentieri che vengono imboccati seguendo, diciamo, dei valori e mettendo dei valori, ma io li chiamerei più dei disvalori, delle illusioni, davanti al benessere della popolazione, dei cittadini. Valori, tra virgolette, come l'espansione economica feroce, come le logiche delle geopolitica, o anche la pura e semplice volontà di potenza. E una macchina con dei conducenti del genere ovviamente ha bisogno anche di ingranaggi, no? E schiacciati lì in mezzo ci sono tanti piccoli ingranaggi che sono i corpi dei soldati mandati al macello, che sono i corpi dei disperati che prendono un fucile anche se non sanno quasi usarlo, i corpi dei civili massacrati o costretti a scappare, a perdere tutto. E poi c'è chi aggredisce e chi aggredito, sicuramente non è la stessa cosa. Era guerra. E c'è la guerra. E noi? Noi ci troviamo ad osservare la morte sui nostri schermi. Morte che in questo momento è a pochi chilometri da casa nostra. E un po' ci abituiamo alla fine, siamo un po' sui fatti. Magari pensiamo anche che non ci riguardi fino alla fine. Però c'è la paura. Abbiamo anche paura. E in mezzo a questa paura c'è chi comincia a dire che sarebbe il caso di prepararsi per difenderci. Sembra ragionevole, no? Difendersi. Ma noi siamo frutto delle scelte che facciamo. Delle scelte fatte al nostro nome. E quelle scelte bisogna stare attenti quando vengono fatte. Quando sentiamo che i governi europei, incluso il nostro, hanno deciso di tuffarsi subito sul riarmo, dobbiamo preoccuparci perché quella roba riguarderà la nostra quotidianità da un po' di tempo. E dovremmo incazzarci forse. Ci stiamo incamminando già verso la guerra in questo modo. E voi prendete le decisioni. Calma, non agitate, restate lucidi. Sono cose complesse, è vero. Ma se è vero che sono cose complesse, bisogna pensare bene. Bisogna prendersi il tempo di pensare, il tempo di respirare. Le armi già sempre sono portate sul loro del precipizio e troppo
mesi siamo saliti e ci siamo sbracciati. E guerra non nasce da nulla. Le guerre di domani sono le scelte di oggi. Le guerre non nascono da nulla. Le guerre di domani si fermano con le scelte di oggi. E noi abbiamo scelto di essere qui oggi perché vogliamo fermare anche le guerre future, perché noi vogliamo svoltare prima di quel maledetto vicolo cieco. Grazie. Grazie.